tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città di origine per farsi censire. Detti cittadini dovranno dichiarare nome, età, residenza attuale, il numero dei membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto e il lavoro svolto. Dovranno inoltre fornire una stima esatta del bestiame e delle piante in loro possesso. Scene di vita dell'anno zero, tante persone impegnate, una comunità intera per questo presepe vivente. Sì, devo dire c'è una grande partecipazione, i figuranti sono aumentati, questo ci fa piacere perché comunque ci uniamo in un momento di festa legato al Natale e c'è tanto entusiasmo, sì, e tante idee nuove, dico la verità, a volte non facili da realizzare, però sì, ci siamo. È tornato un quadro, insomma, che era comunque già presente nel presepe, i Lebbrosi. Sì, un gruppo di amici che si sono appassionati a quest'idea e hanno creato un quartetto, sì, avvincente, stanno camminando qui per le vie del borgo, hanno i campanelli ai loro bastoni e quindi sono annunciati in anticipo, onde evitare contagi. Ecco, il presepe sarà accompagnato ovviamente anche dalla musica, il coro dei bambini e poi le bande, no? Sì, esatto, ci sono i bambini, gli angioletti che cantano a intervalli alle 4, alle 5, alle 6 e un quarto. E tra un coro e l'altro degli angioletti c'è la banda neocreata, diciamo, della parrocchia, con vari strumenti a fiato e insomma che eseguono i loro brani classici di Natale. Una fatica, immagino comunque piacevole, che viene poi ripagata ovviamente dai visitatori. Sì, c'è un buon flusso di persone, siamo contenti, è un modo più intimo di vivere una domenica pomeriggio, insomma in compagnia e sì, in intimità.